Ciao a tutti, amici rossazzurri. Catanzaro, Catania 2-0, prima sconfitta per Mister Baldini in panchina. Oggi troppi errori, soprattutto in fase di impostazione. Oggi Maldonado, male. Troppi errori in fase di impostazione, veramente troppi. Il primo tempo ancora mantenuti bene il campo, secondo me. Comunque la partita è stata molto equilibrata nel primo tempo. Il primo tempo mi è piaciuto molto, cioè c'è stata molta intensità in campo. Nel secondo tempo, secondo me, non siamo scesi bene in campo, per niente, Catanzaro ha giocato meglio nel secondo tempo. Non che Catanzaro appunto abbia creato 55 occasioni da gol, ma sicuramente c'era più intensità, più cattiveria, più precisione nei dettagli che decidono queste partite. Perché noi veramente in fase di impostazione abbiamo sbagliato troppo, tanto che la palla davanti, per quanto ci riguarda, non è mai arrivata agli attaccanti. Cioè oggi Di Piazza ha toccato pochissimi palloni, cioè come tutto il reparto offensivo, troppi errori al centrocampo secondo me. Maldonado che si trova in più oggi ha un po' steccato la partita, secondo me. Ci può stare, non gli possiamo dire nulla, ha fatto le ultime 8 partite è stato fenomenale. Maldonado che sbaglia una partita ci può stare. Però il Catanzaro nulla da dire, cioè complimenti a loro, vi ripeto. Hanno messo più intensità, più precisione, più cattiveria, più lucidità, più precisione dei dettagli e alla fine la partita sono portata a casa. Sui gol puoi dire qualcosa alla squadra. Sul primo gol comunque una grandissima giocata del difensore che fa quel lancio incredibile, quindi poi vabbè, Calapai sì, potrà fare meglio, sì, no, poi vabbè, lì l'attaccante deve segnare per forza, ripeto, quindi cioè di massimo lì per forza deve buttarla dentro, perché l'attaccante lì segna, punto. E poi vabbè, la partita sull'1-0 ormai era andata, abbiamo preso quel gol sul 2-0. Ora voglio vedere la reazione della squadra, sinceramente, non voglio vedere adesso disfattismi, oggi questa partita è andata male, non si può dire che oggi abbiamo giocato bene, vi ripeto, il primo tempo partita equilibrata, molta intensità, molta cattiveria, mi ha ricordato un po' la partita dell'andata, il primo tempo. E secondo tempo, invece, a parte quella punizione di Maldonado dove ero convinto avesse segnato, e a parte quello, nulla, assolutamente nulla per quanto ci riguarda. Vi ripeto, il Catanzaro ha giocato meglio, non è che abbiamo concesso 55.000 occasioni da gol, magari nel primo tempo concedevamo qualche contropiede, ma siamo abituati ormai a queste partite. Abbiamo sbagliato troppo, però in fase di impostazione, cioè veramente tanto, veramente troppo, tantissimo, cioè non si può sbagliare così tanto. Però ragazzi, una partita andata male ci può stare perdere a Catanzaro, che comunque non è una squadra di merda, comunque se sono lì, se sono terzi in classifica, un motivo ci sarà, nonostante avessero avuto mille problemi, che hanno saltato le ultime partite per Covid, una ventina di giorni fa hanno giocato l'ultima, però veramente hanno messo un'intensità in campo che non l'abbiamo messo e vi ripeto, la precisione, l'attenzione ai dettagli decidono queste partite che spesso vince chi fa il primo gol. Quindi, bravo, cioè, complimenti appunto al Catanzaro. Non voglio vedere adesso disfattismi, penso e spero non ci saranno. Comunque, ragazzi, penso che chiunque avrebbe firmato per essere dopo 5 partite con Baldini a 4 vittorie e una sconfitta, ci può stare. Non è che Baldini arriva con la bacchetta magica e trasforma tutti, cioè trasforma, può vincere tutte le partite. Adesso, appunto, voglio vedere la reazione, anzi. Proprio per questo mi è stato chiamato Baldini prima dell'inizio dei playoff e non proprio al giorno prima dei playoff, proprio perché per preparare la squadra anche come rispondere a una possibile sconfitta, perché poi se perdi i playoff è fine della stagione. Invece così ora metabolizziamo, mettiamo i piedi a terra, ci facciamo una bella doccia fredda che non fa mai male a nessuno, abbassiamo un po' le ali, adesso non possiamo più arrivare terzi, neanche quarti credo, Bilbao dovrebbe essere più 4, non penso sinceramente, adesso difendiamo sto quinto posto. Ho visto che la Juve Stabia ha vinto, quindi adesso dovremmo essere a pari punti. Loro hanno una partita da recuperare. Speriamo che Catanzaro vinca anche la prossima. Ecco, magari questo. Quindi, ora che ci avete battuto, vincete anche la prossima. Ecco. Ma vi ripeto, la posizione in classifica per quanto riguarda i playoff, sì, sicuramente cambia. Non posso dire no, è uguale, cambia. Assolutamente cambia. È anche vero, però, che non è detto che se arrivi secondo vinci i playoff. Cioè, gli anni in cui siamo secondi con Lucarelli, mica abbiamo vinto i playoff. Nonostante avessimo il favore di pareggiare, poter pareggiare sempre, e avevamo sempre ritorno in casa, quindi non è detto che vinci. Come non è detto che esci subito, sarebbe quinto. Può essere che usciamo subito, può essere che arriviamo in finale e perdiamo, può essere tutto, in base a anche, cioè, non cambia nulla, cambia, vi ripeto, ma
Se hai la testa giusta per vincerli, li vinci anche se sei quinto, se sei sesto. Spero di avere almeno quinto, sinceramente, perché vi ripeto, sarebbe rispettata la mia, sarebbe superata la mia aspettativa di inizio anno, che era appunto il sesto, tra il sesto e il quinto posto. Quindi avere quinto a me andrebbe bene, considerato anche che diciamo, di quei 2 mesi in cui abbiamo fatto un punto solo, quindi vi ripeto, ci può anche stare. Ragazzi, oggi la partita è andata veramente male, cioè non possiamo dire ragazzi bravi, però non possiamo neanche adesso andarli a insultare, no, merda, cioè. Ragazzi, una partita ci può anche stare a perdere, cioè fa parte del gioco, si vince, si perde, arrivando a 4 vittorie di fila, fare la quinta sarebbe stato una qualcosa di incredibile, verissimo, ma appunto adesso voglio vedere la reazione della squadra dopo questa sconfitta, questa brutta sconfitta, che vi ripeto, preferisco 100.000 volte, nonostante sia una diretta avversaria, perdere punti a Catanzaro, che vi ripeto ci può stare, ci può assolutamente stare, piuttosto dei punti che abbiamo buttato nel cesso nel corso della stagione, dove veramente. Cioè, il pareggio con la Cavese all'andata, per esempio, quelli sono punti che veramente mi danno fastidio per aver perso. Ovvio che oggi, in tutti i casi, il pareggio non avrebbe cambiato granché, perché comunque il Catanzaro aveva avuto il vantaggio di 3 punti, quindi non cambiava granché. Però, ovviamente, portarsi a casa meno un punticino non sarebbe stato male. Però, ripeto, ci può stare perdere. Il Catanzaro oggi non so di essere una grande squadra, assolutamente. E noi adesso bella doccia fredda, piedi a terra, e da domani si ricomincia a lavorare per la prossima partita, che sono 2 partite che saranno decisivissime per i piazzamenti in classifica. Cerchiamo almeno di arrivare quinti a questo punto. Ripeto, non è che cambi tutto, anche perché tanto i playoff una vince su 25, 27, 28 squadre, quante sono. Quindi che esce al primo turno, esce in finale, cambia poco la sostanza, eh. Cioè, cambia veramente poco. Quindi vediamo, adesso pensiamo a queste ultime partite, vediamo in che posizione arriviamo e poi pensiamo appunto ai nostri playoff. Oggi, non lo so, secondo me oggi l'uomo che è mancato è Maldonado, che è stato l'uomo più importante da quando è arrivato Maldini, e se gioca male lui, gioca male la squadra. A quanto pare questo è stato. Non so se l'assenza di Welbeck abbia potuto pesare più di tanto, anche loro hanno molte assenze, visto che contavano da un periodo di Covid e tutto, però ragazzi l'assenza è una parte del gioco, quindi non possiamo anche stare qua a recriminare l'assenza di Welbeck. Però oggi Maldonado, non lo so cosa cazzo ci avesse oggi, ma ha giocato, boh, non lo so, ha sbagliato veramente tanti passaggi, cosa che non è da lui, cioè contro il Potenza nessuno ha tolto palla, è vero che il livello dell'avversario era totalmente diverso, magari ci sono anche i meriti, sicuramente ci sono anche i meriti di Catanzaro, però oggi veramente ha sbagliato anche cose semplici Maldonado, cosa che non mi aspettavo da parte sua, quindi vi ripeto. Va bene, ci può stare, non è solo colpa sua, adesso sembra che sto accusando Maldonado, anzi, proprio perché mi aspetto tantissimo da Maldonado, oggi è quello che un po' di più mi ha deluso, però ragazzi, vi ripeto, ci può stare perdere queste partite, cioè ci può stare, anzi, vi ripeto, noi non abbiamo manco concesso tutte queste grandi occasioni al Catanzaro, se non appunto le occasioni di 2 gol, però il Catanzaro indubbiamente ha giocato meglio il secondo tempo, indubbiamente, quindi è giusto aver perso, già nel primo tempo era equilibrata. Vedendo il secondo tempo il gol loro me l'aspettavo, sinceramente, perché comunque stavamo sbagliando, ripeto, troppo in mediana, troppo a centrocampo, e prima o poi i gol quelli lo facevano. Nonostante non abbiano avuto 150.000 occasioni da gol, però vi ripeto, alla fine sono stati molto cinici, molto molto cinici, perché a Martinez non mi ricordo particolari parate del nostro portiere, ma neanche del loro, quindi vi ripeto, risultato che ci sta assolutamente, forse un po' esagerato il 2-0, però vabbè, 1-0-2-0 cambia veramente pochissimo. Quindi niente disfattismi, niente di niente, oddio, niente disfattisti qua sotto per favore, stiamo con la squadra, ci può stare una sconfitta, arriviamo a 4 di fila, adesso dalla prossima, testa subito alla prossima domani e si ricomincia a lavorare con serenità, con tranquillità, con la consapevolezza che questa squadra ha degli ottimi mezzi, che può sbagliare, perché ci può stare a sbagliare, ma fa parte appunto di un percorso di crescita. Quindi veramente calma, adesso non è che oddio, adesso i playoff, come? Non era sicuro che vinciamo i playoff prima di questa partita, che diciamo tutti, oh, sono fortissimi, sono fortissimi. Non è detto neanche che adesso dopo questa partita la squadra fa cagare, quindi calma, mettiamo i piedi per terra. Lucidità, ragioniamo, che una bella doccia fredda non ha fatto male a nessuno. Ecco, quello sicuramente, ovvio, non dico che volevo perdere, però, vi ripeto, una doccia fredda non fa mai male a nessuno. Questa squadra non è imbattibile, questo si è capito. Questa squadra non è assolutamente imbattibile. Ha dei difetti, sicuramente, ma dobbiamo lavorarci. In vista dei playoff, ed è per questo che è stato chiamato Baldini. Io vi saluto, vi mando un abbraccio, commentate qui sotto con la vostra opinione sulla partita, vi ringrazio del supporto. Sì, lo so, avete ragione, siamo arrivati ai 1.000 iscritti e abbiamo perso.
Vedete, è colpa mia? Può essere. Io ho detto a Baldini, è che l'ho chiamato l'altro giorno, mi fa: no, guarda, adesso che siamo a 1000 iscritti, la squadra è un po' scarica. Ho detto, capito, ma non è che adesso dobbiamo finire di giocare. Boh, non lo so, secondo me è stato quello il problema, quindi cosa faccio? Faccio un altro canale, partiamo da zero? No, direi anche di no, quindi cerchiamo di vincere anche con... ora che abbiamo raggiunto 1000 iscritti, adesso che abbiamo raggiunti, no, siamo fermi, no, non continuare a vincere, cioè, per forza. Vi mando un abbraccio. Condividete il video, vi ringrazio del supporto comunque, siete veramente fantastici. Veramente sono molto contento di quello, comunque, di quello che ogni settimana vedo che succede su questo canale, perché comunque i risultati, per quanto mi riguarda, mi soddisfano perché comunque vabbè, non mi capace, così tante persone possono ascoltare la mia opinione e poi anche commentare, che commentano veramente tantissimo ogni volta, poi anche tra voi discutete, questa cosa veramente mi fa impazzire. Comunque, condividete il video. Piace, commentate, scrivetemi su Instagram se vi va, iscrivetevi al canale, continuiamo a iscriverci, continuiamo a iscriverci, perché se finite di iscrivervi proprio, loro hanno detto che smettono di vincere, quindi vedete che cazzo fare. Vi mando un abbraccio e sempre forza Catania!